Ciao a tutti amici, benvenuti alla nuova lezione di Scuola di Botte. Questa volta faremo una lezione sempre sul mestiere del bottafuori, ma in ambito professionale. Questo perché? Perché molti di voi mi hanno scritto e mi hanno detto: finalmente sono diventato un buttafuori, vado ai locali, meno, spacco, accetti nuovo fatti entrare, accetti che ho menato, però adesso le cose si stanno complicando. E allora a questo punto faremo le lezioni avanzate per far buttafuori. Allora, per fare le lezioni avanzate per buttafuori, oggi dovrò introdurre dei nuovi strumenti che vedremo tra poco. Diciamo, uno strumento importante per essere un buttafuori professionale è la radio. La radio è fondamentale perché vi serve per comunicare con il locale, con i colleghi, con chi comunque vi dà una mano per risolvere tutte le situazioni. Con questa potete segnalare se arriva il furbo, il birbante, lo scemo, quello con la faccia da culo e qualche altra cosa. Poi appena vedete al collega mettete la mano qui, è importantissima la mano qui perché sennò sembra che parlate da soli e beviano per matti, e il buttafuori non può essere preso per matto, ricordatevi sempre un certo tono, mano qui, sì, ci siamo, stanno entrando, prego defluire, mi raccomando usate l'antenna anche per pungolare la gente che si ferma a guardarvi, perché il buttafuori poi fondamentalmente fa anche da attrazione, no? Vi trovate lì, questi che guardano con la radio, il gilette e il beretto, a quel punto la gente guarda, fa un vedi che ragazzone, che tipo, che figurone. Allora a quel punto poi prego, muoversi e pungoli, perché questa tra l'altro infilata fa pure male. La radio è fondamentale anche perché se qualcuno ha bisogno d'aiuto vi chiamano. Non separatevi mai dalla vostra fida radio, perché questa è fondamentale anche per c'è all'occhi, cioè a un certo punto quello arriva lì e dice: scusi, senta, dov'è che è il bagno? Indico questo e poi gli dice: o c'hai l'occhio e gli fai: oh, e mica sono qua per dito star bagno, no? Hai capito? Allora, tutti noi buttafuori regolarmente iscritti all'Associazione Italiana Buttafuori Pro Scuola di Botte abbiamo un tesserino di riconoscimento che va mostrato anche esibito poi in un certo modo. Vedete, potete fermare qualcuno? Prego, dica. Agente, ma lei chi è? Sor buttafuori. Non è chiaro? Sor buttafuori, questo è il tesserino, voi aprite, gli fate vedere dentro che ci stanno tutte le credenziali da buttafuori, dopodiché potete chiedere il documento al signore, perché giustamente che cacchio ne so io chi sei, stai entrando in scuola, mi faccia il documento. Perquisire, mi raccomando, perquisizione è importante all'ingresso, facciamo finta che questo è il nostro cliente, va perquisito sotto, lato, sopra, dietro, capoccia, c'è un cappello, pure sotto al cappello, mani nelle tasche, mi svuoti le tasche, è importante perché magari questo nella tasca c'ha qualche arma, c'ha una spada, c'ha una cosa, tanto per farvi capire, mo' vi faccio vedere che cacchio ho trovato addosso a certa gente. Dicevo, dopo le perquisizioni spesso e volentieri capita che capite quanto erano pericolosi sti tipi. Per esempio l'altra sera ho fatto sicurezza a un locale, ho sequestrato un po' di roba ai clienti che volevano entrare, vi faccio capire quanto è pericoloso la gente. Questo è lo zainetto che tengo dove metto la roba che sequestro. Uno per esempio, guardate che c'ha in tasca un martello, voi direte: ma che c'è fa uno col martello? Mi fa: no, ma io vengo dal lavoro, io lo do sui denti il lavoro, e questo è uno. Poi guardate che altro c'aveva, un altro, un martelletto per rompere i vetri. Io ho fatto: oh, e questo? No, mi fa massaggio, faccio il parcheggiatore abusivo, chi non paga gli rompo il vetro. Bravo, vieni dentro, l'abbiamo preso, gli abbiamo dato tante quelle botte che ancora sta a parcheggiare i denti, gli abbiamo staccato. Un altro si era presentato con un libro, guarda che roba, un pinguino, gli faccio: ma che dove vai con il libro? Stavo andando in discoteca, devi spendere, devi ballare, devi imbriacarti, devi guardare donne, no il libro, lo cacchio ha, ma che è? Rivoluzionario per caso, ma sei comunista, chi sei? Il figlio di coso? De Musolino lì, quello là, il comunista, quello pelato, cioè io non lo so. E poi guardate che altro abbiamo trovato, gente che veniva, guardate che roba, oh, con le spade. A dove va questo con le spade? Ho fermato subito, per fortuna ho chiamato i colleghi subito, ho fatto ragazzi, qui c'è un caso grave, c'è uno con due spade, si pensavano che erano tossici, invece no, due spade vero. Tanto per capirci, c'è gente strana, dice, uno si era presentato col crocifisso. Io ho fatto: che ce l'ho fatto col crocifisso? Oh, stavo in discoteca, gli ho detto. Ah, oh, vi dico ragazzi,
bisogna stare attenti, perquisizioni a manetta, perché qua non si sa con chi ci sa che fa, capito? Sempre per rimanere in tema butta fuori professionista, a parte i guanti che sono fondamentali, antitaglio e potenziamento sulle nocche per dare i pugni alla gente che sta in fila, perché comunque se stai in fila ogni tanto vanno pungolati pugni, schiaffoni, spintoni e via dicendo, può capitare al butta fuori professionista che arrivi gente un po' più preparata, no? Quei tipo quelli che fanno le arti marziane, quelli che fanno il pugiletto, quelli che, capito, se guardano i video in televisione del botte, perciò un po' ci capiscono, e qualcuno che segue Scuola e Botte. Però fra quelli di Scuola e Botte non ce se meno, ricordatevelo, se uno ha visto Scuola e Botte con voi ci siete il saluto famoso di Scuola e Botte, che è questo, e non ce se mena, ma si è d'accordo e se menano gli altri, no? Allora, dicevo, praticamente in questi casi specifici abbiamo qualche aiuto in più. Per esempio, si arrivano e sono in tanti, non ci abbiamo gli arnesi del Bruce Lee, è come un manganello estensibile che voi a certo punto fate, calma tutti, no? E a gente dice, vabbè, questo che c'ha a mano, coltello, no? Noi ci abbiamo in mano il famoso manganello estensibile, no? Che è questo, si allunga e lo usiamo per colpire. Per sicurezza, voi tiratelo sempre fuori, vi spiego perché, perché se a un certo punto si sta creando un po' di ressa, un po' di calca e via dicendo, è un ottimo strumento per le persone. Lei che fa? Il fila? Sì, perfetto. La bastonata sulla schiena e dici, si metta meglio. Lei che fa? Deve andare al bar? La bastonata sulla mano? Questa non è la fila giusta. Se capita che per esempio qualcuno allunghi le mani sulle cuffie, è ottimo, perché 2, 3, 4 colpi sopra e desistono. Io lo consiglio perché, vedete, è piccolo, è portatile, che si mette in tasca tranquillamente, ma all'occorrenza si tira fuori e si colpisce, un bel colpo secco in faccia e chiudiamo il caso. Questo è anche utile perché se c'è qualche monetina incastrata o qualcosa, la punta è calamitata, perciò potete via dentro e tirarla fuori, così a fine serata avanza pure qualche soldo, no? In altre situazioni il manganello estensibile, quello piccolo, potrebbe risultare insufficiente. Perché? Perché c'è tanta gente in fila, perché ci stanno gente che comunque fa parecchio casino, cioè il manganello estensibile gli fa male, ma fino a un certo punto. Allora in quei casi è consigliato invece il manganello standard. Il manganello standard, strumento utilissimo per noi buttafuori, tra l'altro ricordo a tutti che noi siamo buttafuori regolari iscritti all'Associazione Italiana Buttafuori Pro Scuola di Botte, perciò c'è stata anche una joint venture, siamo tutti abilitati a portare il manganello. Dicevo, col manganello standard certe volte si risolvono i problemi. Intanto il manganello standard va sempre mostrato, quando per esempio la gente arriva voi vi presentate, dica che problema c'è e colpite. Se la gente non se l'aspettava, come diceva, scusi, ma a me colpisce, e certo, se lei allunga le mani io colpisco, capito? Se lei è colpite, capito? L'importante è sempre dar colpo, perché col colpo la gente capisce. Mi raccomando, questo si usa spesso qua dietro la testa, perché a mo' di coppino, invece dai pizza la gente, una bella manganellata dietro, la gente poi si rimette in fila. Per i drogati questo è utilissimo, perché a discoteche sono piene di drogati, questo l'ho usato da sotto con i drogati a molte montante, capito? Perciò buono per i drogati, buono per la gente che non vuole rispettare le file e che non vuole rispettare i buttafuori. Consigliato anche nei casi di rissa multipla. Perché questo? Perché ha una portata abbastanza ampia e colpisce un po' tutti, vi faccio vedere. Questo è il nostro interlocutore che vuole fare rissa, ci avviciniamo, dica, già c'è del manganello, ah ma guardi, non si può andare al bar, abbiamo deciso che è bagnato per terra e non si passa, e lei ha bevuto pure troppo questa sera. A quel punto, se non gira i tacchi, se usa lo strumento, colpo secco, caro mio, e questo sotto sopra doppia. Perché? Perché così si piega, lo ricolpisci, si rialza, si ripiega, si rialza, cioè sotto sopra sotto